vero, tutto vero. Un canale colorato di rosso nero dove tutto vero, zero fake news, la voce sincera che c'è su YouTube. Siamo una fonte verificata, è questa la vera ficata. Qui parliamo solamente della prima squadra di Milano. Siamo Milanello, scrivici quello che pensi, mettiamo un cuore ai migliori commenti. Ciao a tutti ragazzi, intanto chiedo scusa per gli occhiali da sole, ma sono graduati, quindi non è che non lo faccio perché voglio far vedere l'occhiale da sole, lo faccio perché altrimenti non vedo niente. Quindi faccio questo video con gli occhiali da sole, sono alla clinica La Madonnina, la vedete, vediamo se riesco, la vedete qui, ecco qui, questa è la clinica La Madonnina, è da poco arrivato Sandro Tonali che noi abbiamo provato a pescare già ieri sera, stanotte, qualche ora fa, sono le 9.21, 8 ore fa in un noto hotel vicino San Siro abbiamo provato a pescare Tonali. E fa abbastanza ridere quello che è successo. Vi faccio vedere il video. Dai, dai, facciamo due immagini, non facciamo niente. Fuori. Giù. Scusa. Avevamo detto 9, no? Fuori. E allora eccoci qui. Avete visto? Abbiamo tentato ieri in qualche modo di pescare le prime immagini di Sandro Tonali qui a Milano da giocatore del Milan. Abbiamo dovuto attendere quindi qualche ora in più e questa mattina l'abbiamo visto qui alla clinica La Madonnina. È arrivato alle 8.50, puntuale, carico per questa nuova avventura. Mascherina Milan, un saluto ai presenti, c'era anche qualche tifoso ovviamente, con tanto di mascherina e distanziamento, lo ricordiamo, è molto importante in questa fase adoperare tutte quelle che sono le contromisure per questo benedetto Covid. È arrivato Sandro Tonali, quindi in questo momento io vi sto parlando mentre Sandro Tonali è qui dentro che effettua le visite mediche con il Milan, la squadra dei suoi sogni. Stanotte, pensate, non riusciva a dormire, tant'è che verso le 2, quindi poco dopo il nostro tentativo in hotel, ha pubblicato questa quella storia che tutti conoscete, come nelle favole, e quindi insomma è un Tonali, è un giocatore questo che è milanista, ma non è milanista, non è di quelli che vanno al Sassuolo e dicono tifavo Sassuolo fin da quando ero bambino. È uno di quei giocatori che ha sempre manifestato il suo essere rossonero. Io mi ricordo l'anno scorso quando il Milan prese Piontek, la sera di Piontek, stiamo parlando di 2 anni fa in realtà, la sera che il Milan prende Piontek, Tonali era presente, il Milan attendeva Piontek a Milano, Tonali era presente a un evento qui a Milano, si chiamava il Premio Amici dei Bambini, e a domanda su Pirlo lui rispose con la passione rossonera e l'idolo Gattuso. Quindi non è una sorpresa, non è una cosa quella dell'essere milanista di Tonali che abbiamo scoperto con l'interesse del Milan dal punto di vista del mercato verso il giocatore, è una cosa che sapevamo già e lo sapevamo benissimo anche quando l'Inter era nettamente in vantaggio su tutti per prenderlo. E quindi credo che il Milan abbia fatto un qualcosa di veramente eccezionale a portarselo a casa. È stato bravo Paolo Maldini a sfruttare il momento, a capire il momento opportuno per inserirsi nella trattativa, quando l'Inter aveva ormai mollato il colpo, quando il Brescia attendeva sviluppi da questo punto di vista. È stato bravo Paolo Maldini a trovare la formula, lo ricordiamo, prestito oneroso con diritto di riscatto, 10 milioni di prestito oneroso, 15 per il riscatto, 10 di bonus e 10% sulla futura rivendita. Un giocatore che firmerà un contratto di 5 anni a poco più di 2 milioni a stagione, quindi sono cifre veramente molto importanti. Cosa sappiamo di Sandro Tonali? Noi vi scriviamo mentre Tonali è ancora dentro la Madonnina, poi andrà a ottenere l'idoneità sportiva non lontano da qui e poi passerà da casa Milan. Non sappiamo se già oggi, presumibilmente sì, oggi il Milan è impegnato anche nell'amichevole alle 17, ma sappiamo benissimo che il Milan farà di tutto domani sera
per inserirlo entro domani sera, per inserirlo nella lista UEFA per la partita di Dublino contro lo Shamrock Rovers, terzo turno preliminare del 17 settembre. Quindi sarà quella l'occasione forse per vedere Tonali in maglia rossonera, anche se è un giocatore che si è allenato pochissimo, al più il 21 settembre a San Siro contro il Bologna, magari non titolare, anzi quasi sicuramente non titolare, però intanto vederlo sul maxi schermo con la maglia numero 8 sarebbe già tanta roba. Tra poco vi faccio vedere le immagini di questa mattina della Madonnina, prima però volevo parlarvi del numero 8. Ecco, è un numero questo che è già stato profanato con l'arrivo di Suso, con la figura di Suso all'interno del Milan, un giocatore apprezzato veramente poco da queste parti, che aveva questo numero 8 di Gennaro Gattuso. Voglio immaginarmela così, la telefonata tra Tonali e Gattuso, con Gattuso dall'altra parte che è immerso nei suoi pensieri per il Napoli, per la preparazione di questa nuova stagione con la maglia azzurra. Gattuso che gli dice: prenditelo, vai e spacca il mondo, mi raccomando, lì al Milan devi dare sempre tutto. Ecco, voglio immaginarmela così e spero che Tonali prenda alla lettera non solo i consigli che avrà saputo dargli Gennaro Gattuso, ma anche prenda spunto da quelli che sono poi tutte le immagini, da quelle che sono tutte le immagini che ci ricordiamo, che abbiamo vissuto, del Gattuso giocatore del Milan. Ecco, se Tonali dovesse metterci anche solo la metà di quella voglia lì, di quella grinta lì, allora sì che il Milan si è portato in casa un talento veramente cristallino. Un'operazione molto importante, tanto entusiasmo in casa Milan, insomma, non perdetevi un aggiornamento qui su Milanello, perché per il mercato del Milan non è finito, per Chiesa si lavora sotto traccia, ci sono tante notizie, noi qui vi aggiorneremo su tutto, vi proporremo come sempre documenti precisi, esclusivi, dirette, daremo spazio a voi che siete i veri protagonisti, insomma su Milanello non vi annoierete mai, come in questo caso, perché vi faccio vedere le immagini di Tonali alla Madonnina, le prime immagini da giocatore del Milan. Ci salutiamo così, a presto. Sandro, un attimo, ancora Sandro. Forza Milan! Grazie. È tutto vero. Tutto vero. Un canale colorato di rosso nero dove è tutto vero. Zero fake news, la voce sincera che c'è su YouTube. Siamo una fonte verificata. Già. È questa la vera ficata. Qui parliamo solamente della prima squadra di Milano. Siamo Milanello. Scrivici quello che pensi, mettiamo un cuore ai migliori commenti. Wow.